Quando passa il prossimo? Sa, no, non ho fatto in tempo. F-35, i cacciabombardieri sono diventati il simbolo delle spese militari folli in generale e in particolare nel nostro paese, perché sono degli strumenti d'arma, dei sistemi d'arma come si dice, molto costosi, molto problematici e che non risolvono per nulla i problemi della sicurezza vera delle persone del nostro paese. Seguono solo logiche che credono e cercano di trovare la sicurezza nell'acquisto di nuovi armamenti. In più, come è strutturato il programma, quindi con una prosecuzione fatta anche prima di quelle che sono il termine della fase di sviluppo, comporta ovviamente una crescita di costi e una crescita di problematiche che anche oggi stiamo sperimentando. Il rischio è quindi di vedere un programma che cresce sempre di più, non avrà una fine, ma che ci costerà tantissimi soldi. Gli F-35 avranno una parte, quella delle ali, costruita a Cameri nel Novarese, ma soprattutto verranno assemblati per quanto riguarda il complesso degli aerei italiani sempre a Cameri. Perché è stato scelto questo luogo? Perché era già un aeroporto militare che quindi disponeva di tutte le strutture di sicurezza e di riservatezza necessarie per la gestione di questi aerei. Era già presente in loco una struttura per la manutenzione degli aerei che attualmente sono parte della nostra aeronautica militare, e quindi anche e soprattutto i nostri alleati statunitensi è parso facile poter mettere lì la costruzione e l'assemblaggio degli aerei. Tutti i governi italiani nel corso del tempo hanno dato beneplacito a questo acquisto, all'inizio magari senza neanche prendere in considerazione la portata di questa decisione, ma sempre di più per rimanere fedeli ad un percorso che ci sembra davvero controproducente. Nel libro noi non sottolineiamo solo le critiche disarmiste e pacifiste all'aereo, sottolineiamo anche tutte le problematiche di natura industriale e soprattutto strategica. Noi stiamo dando in mano con questo acquisto una grossa porzione della nostra capacità aeronautica militare a un paese terzo, a un paese che potrà spegnerci questo aereo, che può volare nella configurazione ottimale solo se fornito di tutti i dati necessari, la potrà spegnere quando vorrà. Quindi noi crediamo che i governi dovrebbero cambiare l'idea sugli F-35 anche proprio in virtù di una migliore spesa dal punto di vista della performance della difesa. Siamo poi sicuramente ancora in tempo per abbandonare il programma, siamo in una fase in cui gli acquisti vengono decisi anno per anno, quindi basta non eseguire questi contatti, non firmare questi contratti e gli acquisti si possono fermare. È la scelta che hanno fatto altri paesi che hanno ridotto moltissimo la loro commessa iniziale e soprattutto in alcuni casi Gran Bretagna in testa, oppure il Canada che addirittura ha fermato tutto il bando, hanno deciso di procrastinare, aspettare che questi aerei fossero più maturi. Siccome l'aeronautica militare continua a dirci che l'unica necessità è di avere aerei per la portaerei Cavour, lo dice anche la Marina soprattutto, noi avremmo potuto comprare quei 15 aerei che ci servono come clienti, come ha fatto il Giappone, come ha fatto Israele. Quindi anche volendo dei pochi F-35 che servono per la Cavour, noi potremmo fermare il programma oggi, non spendere i soldi, aspettare 5-6 anni e andare eventualmente ad acquistare una volta che gli aerei fossero tutti a posto e con tutti i crismi necessari.
che racconta una storia soprattutto sul territorio e sulle campagne che sono partite dal territorio contro gli F-35 che nessun altro ha raccontato, e soprattutto perché va a sbugiardare tutte quelle giustificazioni, vere e proprie foglie di fico, che sono state portate nel corso del tempo a giustificazione di questa spesa folle, inutile e veramente eccessiva. Sarà più facile, ed è più facile, costruire la pace, costruire un percorso di disarmo ponendo delle questioni molto concrete e facendo capire che il disarmo non è solo utile, eticamente importante, ma è anche conveniente. Lo impariamo con questo libro e da questa convenienza potremo cercare di far cambiare le politiche di procurement militari, di acquisti militari anche del nostro paese. Per un mondo senza pena di morte. Cities for Life. Da anni, con il nostro impegno e le nostre iniziative, non ci stanchiamo di comunicare, di fare rete, di creare una cultura per diffondere il nostro messaggio. Non c'è giustizia senza vita. Con il tempo siamo cresciuti e sempre più città e più persone nel mondo si sono unite a noi. E le buone notizie non si sono fatte attendere. Continuiamo a lavorare perché più saremo e più si avvicinerà il tempo in cui sarà possibile dire abbiamo cambiato il mondo. È per costruire il futuro che anche quest'anno, il 30 novembre, più di 1600 città del pianeta si illumineranno per dire no alla pena di morte. Perché partecipare? Perché ognuno di noi può ribellarsi contro la globalizzazione dell'indifferenza. E insieme possiamo influenzare positivamente le politiche su scala globale. Come? Scegli un luogo rappresentativo del tuo quartiere o della tua città e chiedi al consiglio comunale, al sindaco o alle altre autorità competenti che in occasione del 30 novembre o in una data vicina possa essere illuminato in modo speciale, come logo vivente della campagna. Organizza conferenze, concerti, eventi e raccolta fondi a sostegno di Cities for Life. Vai sui canali di comunicazione di Cities for Life. Segui tutti gli appuntamenti in calendario. Guarda i video della campagna e contatta la comunità di Sant'Egidio per ogni informazione. Cities for Life. Cambia il mondo a partire dalla tua città.